suggestiva cornice del chiostro dell'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni di Catania, ad ospitare le Allegre comari di Windsor di William Shakespeare al debutto il prossimo 9 luglio. Un vasto spazio all'aperto nel centro della città che quest'estate ospiterà eventi culturali di livello nazionale e internazionale. Lo spettacolo è prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, adattato e diretto, come i precedenti di successo, da Giovanni Anfuso. Inferno, Odissea, Agata la Santa Fanciulla, nelle più belle cornici paesaggistiche e architettoniche del nostro territorio. Un carosello divertito e divertente che corre inesorabile verso il lieto fine. La vicenda raccontata rivivrà sul palco del chiostro, reinventato come spazio teatrale. L'Istituto Ardizzone Gioeni torna centrale come punto di riferimento del mondo delle attività culturali per la nostra città e per l'integrazione dei non vedenti con il resto della cittadinanza. Il cartellone di quest'anno sarà ricco di eventi. Il clou di queste manifestazioni è sicuramente rappresentato dalle Allegre comari di Windsor, il cui regista è Giovanni Anfuso e il cast è di altissimo livello. Le Allegre comari di Windsor è una commedia divertentissima, resa ancora più spiritosa, agile e snella, dall'adattamento del regista, come spiega Valentina Ferrante, che interpreta comare Ford, una donna simpatica, capace di usare l'arma della seduzione per colpire i difetti degli uomini. Le Allegre comari di Windsor è una commedia divertentissima, resa in questa occasione ancora più divertente, agevole, snella, agile, dall'adattamento del regista di Giovanni Anfuso. La trama della commedia sicuramente la conoscerete tutti. Io interpreto Madame Ford, una delle due comari, una donna simpatica, seducente, che usa l'arte della seduzione per punire i difetti degli uomini che, diciamo, le si presentano, del marito e di Falstaff. È una commedia che sicuramente vi strapperà una risata, un sorriso con il cuore. Ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tornare a teatro, abbiamo bisogno che il pubblico ritorni a teatro, perché il teatro fa innamorare. Il teatro fa innamorare della vita e delle persone. Per via della commedia, molto rumore per nulla, ambientata a Messina, ha spiegato Angelo D'Agosta, che in scena interpreta proprio Shakespeare, si era ipotizzato che il poeta e commediografo fosse siciliano, proprio della città dello Stretto. Per via della commedia Molto rumore per nulla, che William Shakespeare ha ambientato a Messina, si è ipotizzato che il bardo fosse nato proprio nella città dello Stretto. Beh, invece, se vogliamo fare un po' di campanilismo, a giudicare dal senso dell'umorismo di William Shakespeare, si potrebbe dire che invece sia nato a Catania per via della nostra proverbiale liscia. Liscia che emerge prepotentemente in questo spettacolo, Le Allegre comari di Windsor. E forse proprio per questo che gli attori finiscono con l'essere i primi a divertirsi, come ha sottolineato Plinio Milazzo, che in scena interpreta Mastro Page. Trucco? Trucco. Venite a vedere Le Allegre comari di Windsor, un testo originale, insomma, bellissimo, cioè storico, scritto da Shakespeare ma riadattato da Giovanni Anfuso. È venito a vedere all'Istituto Ardizzone Gioieni a Catania, che è un posto meraviglioso. Nella locandina c'è proprio questa immagine che uno dice: bello, ma dov'è questo posto? È a Catania. Ora io dico: ma siamo sicuri che Windsor non sia un quartiere di Catania? Chissà, c'è Ognina, poi c'è il centro storico. Windsor potrebbe essere, perché succedono cose strane. Questo posto meraviglioso è proprio a Catania. Allora venite a vedere Shakespeare all'Istituto Ardizzone Gioieni a Catania, in via Etnea, è facile, e c'è una grandissima compagnia, 17 attori, molto bello, il teatro è ripartito in un posto molto molto bello, l'ho detto bello? Trucco! A sostenere l'iniziativa la Regione Siciliana, la Carat, la Camera di Commercio della Sicilia Orientale e il Comune di Catania. La piacevolissima commedia, ricca di eccellenti concetti, di Sir John Falstaff e delle Allegre comari di Windsor.